Grazie, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Video un po' diverso, ma richiestissimo da voi su come io faccio il sushi a casa. Visto che ho ripreso a farlo, appunto perché ordinarlo tutte le volte ha un costo non indifferente, ho deciso insieme appunto a Riccardo di comprare gli ingredientini e farmelo io. Io, per chi appunto è nuovo iscritto e non lo sa, sono in dolce attesa, quindi non posso mangiare pesce crudo, quindi lo farò in questo caso con avocado e Philadelphia e basta, che comunque è anche abbastanza salutare, perché comunque avocado fa bene, un po' di Philadelphia, insomma, nulla di che. Però sappiate che questa ricetta può esservi comunque utile perché voi potete personalizzarlo come più vi piace, quindi esattamente come io metto l'avocado, voi potete metterci il salmone crudo, eccetera, eccetera. Non so esattamente come vada trattato il sushi crudo prima di essere preparato così in maniera casereccia, quindi informatevi prima su questo perché su questo non vi so aiutare. Vi so però mostrare io come lo faccio, ecco, non sono un'esperta, però insomma, l'altra volta non è venuto male, ci è piaciuto e quindi ho deciso di condividere con voi come lo faccio. Quindi bando alle ciance, iniziamo subito e vi mostro come lo faccio. Eccoci qua agli ingredienti base, ve li ho già consigliati per chi ha seguito i miei vlog precedenti in un vlog o anche due perché l'ho fatto vedere anche in un video spesa. Però, essendo un video dedicato, io ripeto tutto. Allora, io mi sono trovata benissimo con questa marca che è la Sushi Daily, quindi mi sento di consigliarvi questa marca. Poi, se ne trovate altre e avete altri suggerimenti da amici, parenti, eccetera, ovviamente potete utilizzare anche altre marche. Io mi sono trovata benissimo con le alghe della Sushi Daily, ce ne sono tantissime all'interno. Non vi so dire quante ce ne sono, ma sono veramente, veramente tante. E contate che per fare un roll serve metà alga, un foglio di alga è questo qui, come vedete, come grandezza, quindi ne basta metà, quindi ve ne vengono diverse. Per quanto riguarda il sushi, mi sono trovata benissimo perché sono divisi in due pacchetti da mezzo chilo e per quanto riguarda noi, ce n'è bastato mezzo, appunto, uno dei due pacchettini da mezzo chilo, quindi me ne è avanzato ancora uno, appunto, per farvi la videoricetta, quindi ottimo. E poi vi consiglio anche questo. Lo chiamerei condimento per sushi, ecco come si chiama qua. Anche questo della Sushi Daily si chiama Sushi Su e ce ne sono 250 ml e vi garantisco che dà un gusto dolciastro, rispettando ovviamente le quantità indicate, al riso che veramente è essenziale, altrimenti il sushi non vi sa di nulla, quindi è importantissimo prendere questo. All'interno di questo contenitore ho già pulito, per fare un po' più veloce durante il video, un avocado. Un avocado per mezzo chilo, insomma, a me basta, soprattutto se volete farlo, volete fare tanti tipi diversi, ecco. L'avocado da pulire è semplicissimo, dovete controllare quando lo acquistate se lo dovete consumare in fretta, che sia comunque al tatto non morbidissimo perché vorrebbe dire che è troppo maturo, ma comunque che il dito un pochettino sprofonda nell'avocado, ma proprio appena appena. Quello vuol dire che va bene, quindi lo potete acquistare. E una volta arrivati a casa lo prendete esattamente così, lo tagliate a metà col coltello, sentirete un osso bello grosso, quindi il coltello sprofonda di questo spessore qua, 1 cm. Lo tagliate tutto, lo dividete a metà, con un cucchiaio vi aiutate a levare il nocciolone che è una cosa grossa così, e poi appunto dopo lo taglieremo insieme a striscioline. A striscioline direi che è la cosa più comoda. Io a volte faccio striscioline, poi ancora a metà per riuscire a comporre il mio sushi. Comunque dopo vi mostrerò tutto. Quindi bando alle ciance, iniziamo con la preparazione del riso. Come dice nel retro della scatola, quindi se acquisterete questo ci sono anche le istruzioni, quindi troverete tutto scritto, per 500 grammi di riso, ovvero un pacchettino, ovvero questo. Dovete mettere 700 ml di acqua in una pentola. Se voi ce l'avete, meglio una pentola che non attacca, appunto, che non attacca sul fondo. Io purtroppo ho solo questa, un po' più grande, quindi devo stare più attenta a girarlo e rigirarlo, e a volte attacca un po' sul fondo, quindi fate solo attenzione a questa cosa. Questa è la primissima cosa da fare. Una volta che l'acqua è arrivata all'ebollizione, dobbiamo coprire per 20 minuti. Thank you.
volta che vedete bollire l'acqua, andate a coprire con un coperchio per 20 minuti. Per quanto riguarda invece l'acqua, vi consiglio per i 700 ml di utilizzare una cosa con dei misurini per essere il più precise possibile. E ora non ci resta che attendere. Allora ragazze, io ovviamente dopo l'ebollizione ho messo il coperchio, sono passati 20 minuti abbondanti, l'ho ovviamente assaggiato, non era più croccantino ma era morbido e adesso lo vado a prelevare e a mettere in una ciotolona grossa che ho comoda. Voi sceglietene una altrettanto comoda perché dovrà raffreddare. Vostro contenitore e nel momento in cui è ancora caldo dovete andare a mettere il vostro condimento per sushi. Allora, sulla scatola dice per ogni chilo e 200 grammi di riso 150 ml di sushi su. Io vi dico, l'altra volta ne ho messo 100 ml per questo mezzo chilo e mi è piaciuto tantissimo, quindi farò uguale. Poi voi valutate se seguire le istruzioni della scatola o se provare come ho fatto io vi dico, l'ho trovato più gustoso e ho preferito perché insipido poi non mi piace. Vado a utilizzare sempre il mio misurino e vado a metterne appunto 100 ml e andiamo a versarlo in maniera omogenea su tutto il vostro riso e mescoliamo ovviamente. Ora che avete condito il vostro riso sicuramente risulterà molto più dolciastro, molto più gustoso quando mangerete poi il sushi. Ora va lasciato assolutamente raffreddare perché diventerà appunto un po' più colloso e vi servirà perché deve essere appiccicoso, altrimenti il sushi non vi verrà. Quindi deve raffreddare anche perché sennò vi ustionate, quindi attendiamo circa 20-25 minuti che si raffreddi bene. Perfetto, una volta che il riso è freddo vi preparate i vostri ingredienti. Adesso prendo anche l'avocado, lo aggiungo qua, questo è da finire, questa è nuova in caso non mi bastasse. E poi vi servono le stuoie. Allora, io l'altra volta l'ho fatto con una soltanto, queste sono un po' più piccole, diciamo che non sono proprio apposite per fare il sushi, quindi per non andarle a comprare apposta ho utilizzato queste che avevo in casa. E allora, se anche voi per caso ne avete più piccole potete unirle e dovete passarle nella pellicola. Perché? Perché se le utilizzate così ovviamente tutto il riso andrà a incastrarsi nei piccoli fori e viene fuori un pasticcio, poi toglierle è veramente un casino, quindi dovete foderarle con la pellicola. Io ne andrò a utilizzare una sola perché l'altra volta mi sono trovata bene così, avanzavano dei pezzettini, li tagliavo e via, me li mangiavo poi a parte. Quindi se invece anche voi avete due piccole potete unirle in caso e foderarle sempre con la pellicola. Eccoci qua pronti con tutto quello che ci serve, quindi avocado, Philadelphia, la nostra stuoia ricoperta di pellicola, le nostre alghe, ovviamente il riso che si è raffreddato, quindi non ci bruceremo più. E cosa importantissima che ho dimenticato di dirvi, vi serve una ciotola con un coltello ben affilato e dell'acqua. Questa vi servirà sia per sciacquarvi le mani quando il riso sarà tutto appiccicato alle vostre mani, sia quando appunto dovrete sciacquare il coltello per tagliare il sushi. Vado a togliermi tutti anelli, bracciali e quant'altro e iniziamo. Prendiamo la nostra alga, il nostro foglio di alga. Io appunto lo spezzo
esattamente come si fa con un foglio di carta, quindi molto semplicemente lo faccio da entrambi i lati. E poi lo rompo e mi tengo già l'altro pronto per il secondo giro. Vado a posizionare la mia alga, io la metto dalla parte più liscia, un po' più avanti già per essere comoda, e prendo un po' di riso. E vado appunto a... è un lavoro in cui ci va un po' di pazienza, lo dovete appiccicare bene e in maniera omogenea su tutta la vostra alga. Una volta che il vostro riso è messo abbastanza in maniera omogenea, io vado a mettere anche i semi di sesamo. Purtroppo non ho quelli neri, sarebbe molto più d'effetto, quindi se li trovate ancora meglio. Ne metto un po' a piacimento, schiaccio lievemente che si appiccichi bene, poi prendo tutto quanto e lo giro al contrario, lasciando un po' di spazio qui perché vi serve per avere presa. Poi all'interno ora andiamo a mettere tutto ciò che ci piace. In questo caso io voglio farli tutti quanti Philadelphia e avocado. Dovete mettere tutto ciò che volete senza esagerare col riempimento, più o meno a un quarto, cioè non a metà ma un po' più verso di voi, ecco, ma non troppo. E poi ci vado a mettere dei pezzettini che romperò ancora di più io con le mani, nonostante io li abbia tagliati, ma è meglio farli più piccolini altrimenti non si chiude bene. Tanto l'avocado è molto cremoso, quindi si romperà. Lo stesso il pesce crudo è molto modellabile. Io lo voglio fare così. Adesso mi sciacquo le mani nella mia bacinellina, vedete che è molto utile la bacinella, mi asciugo le mani con lo straccetto e poi cosa faccio? Prendo con indice e pollice qui la stuoia, con queste due dita tengo verso di me quello che ho messo dentro e vado a ruotarlo finché vedo che il riso, diciamo, non ha toccato l'alga, quindi così. E poi cosa fate? Tenendo così schiacciate e fate il rotolo e lo continuate a fare ruotando ancora. Vedete che a me esce, però poi se voi avete la stuoia giusta non vi esce nulla. Al massimo, se anche voi ce l'avete corta, cosa potete fare? Lo spostate lievemente e gli date un po' di chiusura anche qua. E voilà, il nostro primo roll è fatto. Una volta preso il tagliere, spostiamo. Ricordatevi che il coltello che taglia il sushi deve essere sempre ben bagnato, quindi la lama dovete bagnarla. E poi, tenendo il sushi con una mano, facendo il movimento seghettato, tagliate con movimenti molto decisi, altrimenti vi si sfascia tutto il sushi. Vedete? Eccolo qua. Dovete fare movimenti molto decisi e bagnare ogni 4 pezzi più o meno il coltello, perché altrimenti si appiccica e non lo taglia più bene. Thank you.
ragazze, non ci credo, finalmente sto per mangiare, sono è tardissimo, non ho il cellulare sotto mano, ma saranno le 2:30 tipo, e quindi niente, io sto morendo di sete e di fame, spero tantissimo che le riprese che ho fatto si capiscano e che soprattutto riusciate a rifarlo, quindi mi raccomando, se riuscite a rifarlo o comunque se l'avete fatto uguale al mio, taggatemi su Instagram, mi farebbe un sacco piacere. Su Instagram mi trovate come robertina_youtube, ve lo scrivo di nuovo qui sotto, lo trovate nell'info box direttamente il link diretto. E ora io mangio perché non ce la faccio più. Assaggiamo con tanto di bacchette. Da dove parto? Sono tutti uguali, perché come vi dicevo, potevo anche farlo con il tonno, tonno Philadelphia, tonno maionese, ma proprio essendo in gravidanza, non lo so, un rifiuto proprio per il pesce cotto, perché io amo il sushi col pesce crudo e quindi piuttosto non lo faccio. Ecco, questo qua invece mi va tantissimo e quindi faccio sempre questo. Buonissimo. Veramente buono. E devo dire la verità, mi è venuto ancora meglio dell'altra volta. Sono veramente contenta. Ho provato a fare sia l'uramaki che questo qui con l'alga fuori, in cui mi sfugge sempre il nome. Mi sfugge. Buonissimo. Immagino col pesce crudo, sarebbe veramente fantastico. Quindi quando potrò, tra un bel po', e potrò di nuovo mangiare il pesce crudo, magari riproverò a farlo con il salmone crudo, che è buono. È il mio preferito, salmone crudo, avocado e Philadelphia è il mio super preferito. Niente ragazze, che dirvi, ho deciso di, diciamo, fare questo video, anche se era già in programma, come speciale 3000, perché veramente quando ho visto che siamo arrivati a 3000, voi direte sì, sono pochi, però per me sono tanti, veramente l'idea che mi guardino 3000 persone per me è tantissimo, quindi vi ringrazio, rinnovo nuovamente i miei ringraziamenti anche qua su YouTube, l'ho fatto anche su Instagram, quindi grazie veramente, e io mangio. Ma famissima ragazza. Ho resistito fino alle 2:30 a mangiare tutto per voi, quindi un like già solo per questo, perché avevo una fame che non potete capire, veramente una fame incredibile. Infatti mi continuavo a chiedere ce la farò veramente, ce l'ho fatta, veramente buono. Sì, lo so, può sembrare monotono perché sono tutti uguali, ma è l'unico che mi va. Quindi, per correre in bagno potete immaginare cosa, preferisco fare cose semplici che mi vanno. Veramente buona, devo dire che nonostante gli uramaki siano i miei preferiti, quindi questi qua con il riso fuori, devo ammettere che mi sto innamorando anche di questi qua con l'alghetta fuori. Tra l'altro adesso che sto facendo gli amabits, ho intenzione di fare anche i sushi fatti con le perline, che sono veramente qualcosa di troppo carino, quelli proprio kawaii, sapete, no? Quindi il riso con la faccetta, con il salmone sopra,
sono veramente carini. Io proprio il sushi lo amo da follia, sia in versione kawaii che in versione da mangiare, proprio in tutti i sensi. Stamattina qui a Torino c'era un sole veramente che spaccava le pietre, una bellissima giornata, adesso si sta un po' guastando. Scusate, non riesco a parlare. Troppo buona. In realtà avevo promesso a Riccardo di fare neanche lui per stasera. Mi è avanzato un sacco di riso, quindi contate che mi è andato via un quarto, poco più di un quarto, neanche metà, e comunque ho riempito un piatto così, che secondo me un piatto così per una persona è fin troppo, a meno che siete abituati ad abbuffarvi proprio come facevo io prima di essere in dolce attesa. Adesso che sono in gravidanza non riesco più a mangiare tanto 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 come facevo, magari quando vado al sushi o all you can eat, sono sincera, prendevo il mondo, mi abbuffavo letteralmente, adesso non ce la faccio, quindi sarebbe sprecato per me andare all'all you can eat adesso, cioè proprio soldi buttati, cioè prendo due roll, sono già piena, quindi non merita. Quindi dicevo che avevo promesso a Riccardo di fargli anche a lui, di fargliene trovare un po' per stasera anche a lui, ma avevo così fame che ho lasciato tutto lì da parte sulla cucina e finisco dopo perché stavo veramente morendo di fame, troppo tardi, cioè se mi mettevo a fare anche i suoi mangiavo alle 4, quindi poi comunque è una cosa che richiede tempo, è fare il sushi. Tra il riso e la cottura, tra il fatto che lo devi far raffreddare e lo condisci, e poi farlo comunque richiede il suo tempo, poi dipende quanti ne fate, quindi io contando che ho iniziato verso l'una ci ho messo un'ora e mezza tra tutto, quindi comunque anticipatevi, ecco. Tra un po' si sveglierà anche Fede, quindi sapeva già, ho approfittato di fare tutto questo quando lui faceva riposino, proprio perché altrimenti non sarei mai riuscita. Buoni questi, piacciono molto anche con l'alga fuori. Io sono quasi piena, quindi questi li lascio a Riccardo. Comunque sì, come condimento, anche per mezzo chilo, mettetene 100 grammi, 100 ml, perché altrimenti il sushi non prende il gusto. Secondo me quello che indicano lì è troppo poco, perché non si sente poi il dolciastro del riso. Loro dicono 130 ml per 1,2 kg. 1,2 kg. Secondo me è poco. Per me 100 ml ogni mezzo chilo minimo. Guardate, mi mangio ancora questo qui con l'alghetta fuori, anzi no, glielo lascio a Ricky, ne mangio ancora uno e poi stop, basta. E poi
Domani con tutto il riso che ho avanzato ne farò altri, magari fatti diversi anche per Riccardo, col tonno, formaggio, insomma, per lui ne faccio anche diversi. Questi sono quelli che ho avanzato, sono piena. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e non mi viene in mente altro da dire se non ancora 3.000 volte grazie, grazie davvero di essere nella mia vita tutti i giorni, di tenermi compagnia, di condividere con me gioie e dolori, veramente grazie, grazie davvero. Spero che anche la ricettina vi sia piaciuta, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, commentate se avete intenzione di rifare questa ricetta anche con ingredienti ovviamente diversi, se ci siete riuscite, taggatemi su Instagram, insomma, sono qua. Se avete bisogno di consigli, io vi ripeto, non sono esperta, ci ho provato e devo dire che tutto sommato mi toglie quella voglia di sushi esattamente come al giapponese, il gusto è identico, quindi credo mi sia venuto bene, fatemi sapere se avete consigli in più da darmi e vi mando un mega bacio e ci vediamo al prossimo video.